Buongiorno e ben ritrovati a una nuova edizione del telegiornale di Zeta, la testata della scuola di giornalismo della LUISS di Roma. Un saluto da Martina Coscetta e Carlo Ferraioli. Carla Fracci, la grande ballerina italiana, è morta a Milano all'età di 84 anni per un tumore. L'artista, fra le ballerine più famose al mondo e orgoglio milanese della Scala, si è esibita nei principali teatri internazionali esordendo nel 1955 e interpretando oltre 200 personaggi. Al teatro la Fracci è sempre rimasta legata, tanto che il 28 e il 29 gennaio di quest'anno aveva tenuto l'ultima masterclass con i protagonisti del balletto Giselle, andata in streaming sui profili social della Scala di Milano. Eterna fanciulla danzante la definì il poeta Eugenio Montale. Meravigliosa, esclamò Charlie Chaplin dopo averla vista. Carla Fracci è stata un'artista poliedrica, un misto di concretezza e leggerezza fra il mondo del balletto classico e quello pop della televisione. Questione Israele-Palestina, il punto di vista di due ragazze al di là della politica, l'intervista di Elisabetta Amato e Martina Coscetta. Chi sei? Sono Micol Di Gioacchino, ho 21 anni, sono italiana, sono ebrea e sono una studentessa di economia. Io sono Diala, vengo dalla Palestina, dalla città di Nablus, sono qua in Italia da 3 anni, ho fatto il master di comunicazione di impresa all'Università di Siena. Perché sei legata a Israele? Il mio essere ebrea in qualche modo è strettamente collegato a Israele ed il fatto che in Israele adesso ci sia uno Stato, lo Stato di Israele, significa aver chiuso un cerchio. È rimasto bloccato dalla diaspora quando i romani obbligarono gli ebrei a lasciare la propria terra. Perché sei legato alla Palestina? Perché Palestina è casa mia, è casa dei miei nonni, bisnonni, è l'unica casa che abbia mai conosciuto. Questione Israele-Palestina, cosa sta succedendo? Vi è una grave crisi da entrambe le parti. Questa grave crisi ovviamente ha portato a un'escalation di eventi che adesso ci sta facendo affacciare a un ennesimo conflitto. La Corte Suprema di Israele ha deciso di sfrattare 7 famiglie palestinesi dalle loro case in Sheikh Jarrah a Gerusalemme Est. Questo ha fatto il popolo palestinese molto furioso, allora hanno iniziato a manifestare pacificamente, però erano affrontati con la violenza dalla parte di Israele. Come si è arrivati a questo punto? Il tema fondamentale è la questione di leadership da entrambe le parti. Se adesso in Israele abbiamo un governo che da ormai moltissimi anni cerca di avere una maggioranza all'interno del proprio Parlamento che non viene mai raggiunta, dall'altra parte abbiamo i territori palestinesi che ormai sono governati da delle parti che sono contrastanti una con l'altra. Quello che sta succedendo in Palestina non è novità per noi, lo viviamo ogni giorno perché Israele non vuole dare nessun diritto ai palestinesi in quel terra. Vogliono cancellare l'esistenza di tutti i palestinesi. Che cosa significa per te Gerusalemme? Gerusalemme rappresenta un po' la città emblema dell'ebraismo e quando vado a Gerusalemme provo una sensazione che è una sensazione che non si prova in nessun altro posto al mondo perché è lì dove tutto è nato. Gerusalemme è la mia capitale al quale non ci posso andare senza un permesso dall'occupazione israeliano e non è semplice ottenerlo. Conosci persone che vivono in Israele? Sì, conosco persone che vivono in Israele. Che cosa ti raccontano? Quando si tratta di guerra si soffre sempre, sia da una parte che dall'altra. E dal lato israeliano mi raccontano sempre che loro vivono consapevoli del fatto che la guerra può essere sempre dietro l'angolo. Che cosa ti raccontano dalla Palestina? I palestinesi sono stufati dall'occupazione israeliana, sono stufati di essere trattati senza umanità. Noi come palestinesi non possiamo muoverci tra le città palestinesi senza passare nel checkpoint. Ci sono alcuni posti dove non possono lavorare solo perché sono cristiani o musulmani e non sono ebrei. Come pensi che stia reagendo la comunità internazionale alla questione? Devo dire che sono rimasta piacevolmente stupita della presa di posizione di Biden discretamente pro-Israele. Dall'altra parte l'UNSCO in queste ultime ore ha appunto detto quanto Hamas sia un'organizzazione terroristica e come tale Israele ha diritto a difendersi contro di loro. La risposta internazionale era molto limitata. Alcuni paesi hanno parlato di quello
quello che sta succedendo come se fosse un conflitto dove ci sono due parti che hanno la stessa forza armata, anche se non è vero. Questo è un'occupazione dove c'è l'oppresso e l'oppressore. Abbiamo visto anche degli ebrei che hanno manifestato contro gli atti di Israele. Sei mai andata in Israele? Sì, molte volte. Ci racconti la tua esperienza? Io vado in Israele per varie ragioni. La prima è per in qualche modo visitare un paese che è vivo, che è innovazione. Dall'altra parte invece vado lì anche perché c'è questo legame di cui parlavo prima con la mia religione o anche dei parenti che abitano lì. Io sono cresciuta in Palestina. Per me la Palestina è una storia di resistenza. Io avevo vissuto un coprifuoco quando avevo 9 anni. Non potevamo neanche accendere le luci, non potevamo uscire, non potevamo andare alla scuola. Dopo 11 giorni di battaglia, alle 2 di notte del 21 maggio è arrivato il cessate il fuoco, ma la questione resta aperta. Anche la metro può diventare un luogo d'arte. Questo è l'obiettivo di Un metro sotto la metro, una mostra interattiva allestita nella Metro C di Roma. Gabriele Bartoloni e Claudia Chieppa. Nella Metro C di Roma l'arte diventa interattiva grazie a 6 installazioni posizionate in 5 fermate della Metro C di Roma. Andiamola a vedere insieme. Un metro sotto la metro è una mostra d'arte interattiva diffusa nella Metro C, promossa dal Fusolab 2.0. Gli artisti che noi proponiamo fanno opere di arte interattiva e l'idea è proprio questa, che lo spettatore non è più soltanto spettatore ma diventa attore e quindi interagisce con l'opera. Quando prendi la metro non è il momento migliore della giornata. È qualcosa che si fa per andare al lavoro in altri posti. Ho pensato fosse interessante portare l'arte pubblica in questi luoghi. Penso che dopo il Covid, questa pandemia che abbiamo vissuto, siamo sempre più spinti a distanziarci tra di noi. Ma ora è il momento di ritrovarci e creare nuove esperienze. Non si arrestano le tensioni tra Bielorussia e Unione Europea in seguito al dirottamento della scorsa domenica di un volo Ryanair diretto a Vilnius. Sentiamo gli sviluppi dal nostro Camillo Barone. Il nuovo pacchetto di contromisure per contrastare i provvedimenti del divieto di sorvolo sulla Bielorussia da parte del Consiglio UE sarebbero questi i provvedimenti che il presidente Lukashenko ha promesso nel corso di un incontro tra i vertici del governo. Potrebbe anche esserci quasi sicuramente uno stop totale a tutte le merci provenienti dai paesi dell'Unione Europea, comprese quelle merci solamente in transito in Bielorussia. Per Lukashenko le misure adottate nei giorni scorsi dall'Unione Europea sono state non proporzionate e troppo severe. È anche un modo, ha detto Lukashenko, per colpire indirettamente la Russia di Putin. Ricordiamolo, nei giorni scorsi, come potete vedere da queste immagini, lo spazio aereo sulla Bielorussia, compresi i voli da e per gli aeroporti del paese, è stato totalmente chiuso ad ogni tipo di traffico delle compagnie europee. In seguito al dirottamento del volo Ryanair a Minsk proveniente da Atene e diretto a Vilnius. Anche la compagnia di bandiera Bielorussia Belavia ha cancellato ben 12 viaggi, 12 destinazioni fino al 30 ottobre 2021 per le principali città europee. Tra queste figurano anche Milano e Roma e questa notte la Polonia è stato il primo paese a vietare sul proprio spazio
spazio aereo, sullo spazio aereo polacco, ogni tipo di transito di tutte le compagnie di bandiera bielorusse. E mentre Lukashenko si prepara ad incontrare Putin a Cremlino, il rischio di nuove proteste di massa in Bielorussia cresce col passare dei giorni, secondo quanto già riferito dalle principali forze di opposizione. Vedremo se assisteremo nelle prossime ore ad un'escalation proprio di queste proteste. Carlo e Martina, a voi. La comunità filippina è la seconda più grande di Roma. Il ristorante di Romolo Salvador, Manila Restaurant, è diventato un punto di riferimento per più di 80.000 persone. Natascia Caragnano e Chiara Sgreccia sono andate a scoprire i piatti di questa comunità. Sono Romolo Salvador, sono filippino, 59 anni, sono qui in Italia dell'84 e ho fatto un bel po' di mestieri nel ristorante, è un mio sogno ed è stato ben realizzato dalla mia famiglia. Nel 2016 abbiamo aperto questo ristorante, il ristorante Manila, che presenta dei piatti tipici del paese, partendo da antipasti fino al dessert, naturalmente. Questo è invece Tapsilog, cioè tappa di manzo con riso fritto sotto e uova e un po' di sottoaceto. Però noi mangiamo proprio il riso accompagnando con un secondo a base di pesce, di carne o di verdura. Gli ospiti sono maggior parte della comunità, cioè i filippini. I filippini a Roma sono più di 80.000 di popolazione, quindi non abbiamo problemi di clientela. Hai come base principale del mercato i tuoi amici filippini e poi dopo vengono anche i miei amici italiani. E per non parlare la seconda generazione, che per presentare la nostra cultura tramite i nostri piatti vengono qui portando i loro amici e presentando poi dopo i piatti e i nostri bontà. Alla vigilia degli europei il calcio si prepara all'ultima grande sfida dell'anno, quella fra Manchester City e Chelsea. Ci presentano l'incontro i nostri Michele Antonelli ed Erika Antonelli. A voi. Grazie Carlo. Manchester e Londra, il City e il Chelsea, 330 km di distanza, idee consolidate da anni e un cambio in corsa. Sabato 29 maggio la sfida dello Stadio do Dragão vale il trono d'Europa. E sì Michele, poi per il City di Pep Guardiola questa è la prima volta, i campioni d'Inghilterra dovrebbero affidarsi al 4-3-3 con la stella Kevin De Bruyne ad agire da falso 9 al centro dell'attacco, affiancato da Riyad Mahrez e da Bernardo Silva. Proprio il belga poi vanta anche un altro record interessante, il giocatore che ha segnato più reti al Chelsea dopo aver lasciato i Blues nella storia della Premier League, con 4 gol da ex. E il Chelsea di Thomas Tuchel, che tra l'altro è il primo allenatore ad aver centrato la finale per 2 anni consecutivi con 2 squadre diverse, dopo il risultato raggiunto con il PSG, l'anno scorso dovrebbe schierarsi con un 4-3-2-1. A guidare l'attacco dovrebbe esserci il tedesco Timo Werner, supportato da Christian Pulisic, il primo americano in finale di Champions, e Mason Mount. Le due squadre si sono affrontate per l'ultima volta lo scorso 8 maggio in Premier League. Ha vinto il Chelsea 2-1 all'Etihad Stadium di Manchester. E è la 7ª volta che si affrontano all'ultimo otto della competizione 2 squadre provenienti dallo stesso paese. Era già successo nel 2000 la prima volta con uno scontro tutto spagnolo tra Real Madrid e Valencia, con i Blancos vincitori della 9ª Coppa della loro storia. È successo anche 2 anni fa con lo scontro tra Liverpool e Tottenham e la vittoria dei Reds. C'è poi spazio in questa classifica, Michele, anche per l'Italia, con la storica partita giocata tra la Juventus e il Milan e la vittoria dei rossoneri ai calci di rigore. E nelle competizioni europee, per risalire all'unico precedente tra le due squadre, si deve andare indietro fino alla stagione 70-71, quando nella semifinale di Coppa delle Coppe i due club si affrontarono. A vincere allora fu il Chelsea, con il medesimo risultato nelle due partite, 1-0 all'andata e 1-0 al ritorno. I Blues successivamente vinsero il trofeo, trionfando contro il Real Madrid in finale.
E poi c'è un altro dato interessante: il City è la nona squadra inglese ad aver raggiunto una finale di Coppa dei Campioni Champions League, e con l'Inghilterra in testa in questa classifica particolare. Chiudiamo dicendo che soltanto una delle ultime 10 squadre arrivate per la prima volta in finale ha poi trionfato alzando la Coppa al cielo. Si tratta del Borussia Dortmund, che nella finale della stagione 96-97 si impose contro la Juventus. Insomma, gli ingredienti per una partita spettacolare ci sono tutti. Aspettiamo sabato sera per vedere chi saranno i prossimi campioni d'Europa. Il Villarreal ha vinto l'Europa League 2021 battendo in finale ai calci di rigore il Manchester United. Per i Red Devils a tradire è stato il portiere De Gea, che ha sbagliato dal dischetto il rigore decisivo, regalando agli spagnoli la prima storica coppa nella competizione. 1-1 dopo i primi 120 minuti, nel primo tempo avanti il Villarreal col gol di Gerard Moreno, a cui ha risposto Cavani nella ripresa. Finisce così 11-10 per il Villarreal, che festeggia davanti al suo pubblico ammesso all'impianto nella misura ridotta del 25%. E questa era la nostra ultima notizia, appuntamento alla prossima edizione del telegiornale di Zeta Luis. Non dimenticate di seguirci sui nostri canali social e sul nostro sito web www.zluis.it. Un saluto e buon proseguimento di giornata da Carlo Ferraioli e Martina Coscetta.